Andiamo avanti sull'elettronica, come ho già detto nella precedente foto, usiamo dei servomotori. Essendo un robot, chi ha visto una mia formazione dal vivo o chi ha già seguito altri miei webinar, video insomma, o chi mi ha già conosciuto attraverso altri canali, sa quante volte mi è capitato di spiegare il funzionamento dei servomotori che di solito usiamo su Arduino, che è il robottino ragno esapode a sei zampe, dove insomma spiego un pochino che i servomotori che ruotano da 0 a 180 servono per simulare e riprodurre il movimento delle articolazioni, siano esse articolazioni umane oppure animali, per il semplice fatto che le articolazioni non girano a 300 di solito. Insomma, ora se c'è qualche eccezione scrivetemelo nei commenti o mandatemi una mail. Diciamo, le articolazioni non girano a 360 gradi come una ruota, e quindi per i robottini con le ruote non si usano i servomotori 0-180, ovviamente, ma si usano di solito i motori, quelli gialli che si chiamano DC Motors, in corrente continua, quelli che ci sono sull'M-Bot, per fare un esempio magari abbastanza conosciuto. In questo caso non ho usato i DC Motors per un semplice motivo, che per usare i DC Motors avrei dovuto aggiungere uno strato di elettronica quassù nella scheda, avrei dovuto aggiungere uno shield, un'altra scheda che serve per costruire, o meglio, per avere a disposizione quel circuito che si chiama ponte H, che serve per gestire il verso di rotazione dei motori. E invece ho usato dei più comodi servomotori a 360 gradi, che sono una sottocategoria dei servomotori un pochino più costosi, ma non tanto, insomma, costano un paio di euro di più di quelli tradizionali 0-180 gradi. E la cosa comoda dei servomotori è che li collego direttamente alla scheda senza dover disporre di questo ponte H. E posso regolare semplicemente il loro verso di rotazione semplicemente dal codice, così come si fa con i normali servomotori. Quindi, perché ho usato i servomotori? Perché mi risparmiano un po' di spazio nell'hardware e nell'elettronica. Di contro hanno lo svantaggio di essere probabilmente un po' più costosi, un po' più delicati dei motori in corrente continua. E in questo caso, poi lo vedrete nel video, in questo caso, dato che i motori non sono stati acquistati perfettamente tarati in coppia, ci possono essere delle lievi differenze di velocità dall'uno all'altro, tra l'uno e l'altro, e che quindi non sia sempre semplicissimo, come dire, andare perfettamente su una linea retta il nostro robot. Ma questo in realtà è un problema che c'è anche con i motori in corrente continua. Chi di voi magari ha visto il B-Bot o anche l'M-Bot, eccetera, insomma, non è, a volte non è che vanno perfettamente dritti, ok? Perché una ruota semplicemente magari gira un filo più veloce di quell'altra e quindi poi genera una rotazione lieve del robot. Altra elettronica che c'è, è abbastanza facile da riconoscere per chi di voi magari ha visto gli altri video o webinar su robotica DIY o su Arduino. L'altra elettronica che c'è è una scheda Arduino Nano, in questo caso che è questa rossa, non è la versione, diciamo, originale, vedete il colore rosso, è un clone, che è stata inserita in quest'altra base. Per chi non lo sapesse, Arduino, varie schede Arduino possono essere in qualche modo integrate con delle schede aggiuntive che si chiamano shield. Queste schede aggiuntive che cosa portano? Che cosa ci danno? O dei circuiti extra, come il ponte H, appunto, che dicevo prima per i motori in corrente continua, o in questo caso ci facilitano la gestione di servomotori oppure di sensori, perché è già predisposta la scheda shield, come vedete qui dove sto indicando con il puntatore del mouse, è già predisposta con delle prese con degli ingressi, diciamo, a tre poli, che
che mi permettono di collegare in maniera più semplice, senza dover usare un sacco di prolunghe o di fili, i servomotori e anche i sensori infrarossi, che escono tutti con tre poli. I tre poli che cosa hanno? Il polo positivo, il più, il polo negativo, e il terzo polo è il polo che, o invia, che invia o riceve un segnale dalla scheda. Ok? Quindi semplicemente la scheda, lo shield mi aiuta nelle connessioni, mi fa risparmiare spazio e mi fa risparmiare i cavi. Però, nel senso, se uno riprogettasse il robot magari per ospitare l'Arduino Uno che è più grande dell'Arduino Nano, potrebbe anche farne a meno, ovviamente dovrebbe riprogettare tutto l'aspetto, insomma, hardware per lasciare spazio alla scheda e alle connessioni. Chiaramente il robot è dotato dei famosi occhietti, che è un sensore a ultrasuoni. In questo caso non ho usato il solito HC05, su cui ho fatto anche un webinar l'anno scorso, ma ho usato il Grove, che costa un filo di più e ha delle prestazioni un po' migliori. E ho usato sul dorso un pulsantone da quelli che si chiamano arcade button, che sono i pulsantoni da videogiochi. Ora qui non lo vedete perché il dorso è smontato. E c'è un buzzer, quindi un cicalino che è qui, che serve per fare un beep beep, per dare alcuni messaggi sonori. E poi abbiamo 5 sensori a infrarossi. Questi sono molto comuni, costano poco, mi sembra li ho pagati 1 euro l'uno, qualcosa del genere. E funzionano, sono molto semplici, li dovete proprio pensare come un interruttore che si attiva quando qualcosa, un ostacolo si avvicina a questi due infrarossi. Quando l'ostacolo si avvicina si accende una lucina e l'infrarosso, come dire, invia alla scheda un segnale di o 0 o 1. Ora non mi ricordo che qual è la chiusura e qual è l'apertura, però semplicemente manda un messaggio on off quando c'è, quando il campo è libero oppure quando c'è un ostacolo vicino. Sono analogici, quindi significa che il loro range di copertura, di distanza che possono coprire, lo possiamo regolare manualmente da queste vitine che vedete qui con un piccolo cacciavite a stella. Come tutti gli infrarossi, in particolare questi analogici, dove decidiamo noi un po' il loro livello di sensibilità, il loro livello di sensibilità, e come dire, risentono della distorsione di quando c'è tanta luce, soprattutto luce solare. Ok? E quindi diciamo il robot funziona meglio negli ambienti chiusi, non eccessivamente illuminati, soprattutto dalla luce solare. Okay. Il che, o meglio, non è che non funziona, è che magari c'è da regolare nuovamente la sensibilità dei sensori.